your disbelief and believing in this developing a character in a make-believe world who's going to solve problems you know, which are rather adventurous casa Kinamdil, buona serata e benvenuti a questa intervista che vede con noi Alessandro Semprini. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Mauro, ben trovato. hai più? Per i libri dell'ognomo, intanto ti salutano già Matteo Dell'Uomo e Pierre che si sono subito <ride> collegati. Ti sei portato dietro le gruppi per <ride> supporto alla diretta. Bravissimo, ben arrivati, benvenuti a tutti. Vi ricordo che la live di Casachino è in diretta su YouTube, Twitch e Facebook. Quindi andate dove più siete comodi a seguire e giustamente, e ovviamente, iscrivetevi in tutti questi canali, in tutti questi social perché più. Siamo più cose poi riesco a portarvi e più ospiti riesco a strappare, anche se ora solo virtualmente, dalle loro case e portarveli qui a voi. Alessandro, io ti ho ecco. conosciuto in tempi non sospetti, ormai penso più di 5-6 anni fa tra le sì, varie fiere sì, sì. quando ancora non bazzicavi tra l'altro nel mondo del gioco di ruolo beh, eri in luoghi più, più strani poi ci racconterai fiere dell'occulto poi vi fiere... racconto esatto posti di, uh, mamma mia dove ne succedono di tutto no, non è vero ovviamente sto scherzando e mh, mi farebbe piacere innanzitutto una tua presentazione a chi non ti conosce chi è Alessandro Semprini e cosa combina di bello nella vita allora, Alessandro Semprini è un uh, mini micro artigiano, non di stazza, eh, che un po' di anni fa ha abbandonato la sua professione da chimico biologo, in cui non trovava interesse, e per puro caso, qui eh, torniamo indietro: di circa 25 anni, all'epoca di Gildanacronisti, Pier Maria Marziti, no, l'epoca era quella, agli albori quando un ragazzino di 18 anni aveva iniziato a giocare qui in zona di ruolo dal vivo e facevo il mago oh, io ho trovato il vestito le armi e non ho trovato il libro del mago io ero un mago senza un libro decente quando ancora si giocava <ride> con, con i tubi di plexiglass con i tubi, con sopra esatto. il, la gomma a piume e lo scotch <ride> questo bravissimo, <ride> bravissimo, bravissimo. un reperto storico e, e da quella volta io ho sempre avuto il pallino di farmi il mio libro del mago. Purtroppo non è mai avvenuto perché qualche anno fa ho smesso proprio in concomitanza con l'apertura della mia attività. E, e quindi ecco, diciamo, nasco chimico, ma in realtà poi mi sono ritrovato a fare tutt'altra professione che è il rilegatore. E una professione che mi ha iniziato a dare un po' di. Eh, soddisfazioni fin da subito e poi, man mano, sempre di più. Dove la gente inizia a conoscermi, la gente inizia ad apprezzarmi e quindi eh, sto tirando fuori un po' di cose divertenti. Va da chimico a rilegatore cioè perché è come cioè da, da informatico a praticamente agricoltore, nel senso cioè <ride> più tipo, o meno è quello. Perché e poi come hai fatto? Nel senso, ci sono dei corsi professionalizzanti, YouTube ormai insegna tutto, quindi a fare sia il chimico che il rilegatore? O... <ride> no, guarda, è iniziato... Eh, sì, in un momento di crisi, in realtà, eh, qui sulle colline di Rimini, dove abito io, in un paesino medievale, c'è una piccola associazione, chiamiamola così, eh, che fa gestisce una micro biblioteca e fa anche corsi di legatoria, quel giorno caso vuole che io passo davanti alla vetrina e, e vedo corsi di legatoria, dico cavoli, vedi ecco il mio libro del mago è arrivato e ora, quindi entro, faccio la domanda, il corso partiva da lì a poche settimane, ho deciso di fare il corso, eh, insomma non è stato il migliore dei modi per iniziare, nel senso che eh, io, tutto orgoglioso del mio libro, che l'avevo già fatto un po' in stile medievaleggiante con le miniature così quando gli insegnanti mi hanno guardato il libro con faccia schifata mi hanno detto: Ma che cosa hai combinato? Sì, sì tipo eh... io quando seguo le lezioni di art Attack, no? che tu vedi quello che fanno, io mi metto con le figlie tentando di fare una cosa simile, io sono molto orgoglioso del mio lavoro, ma assolutamente non c'entra niente. Non no, il mio era anche più o meno a tema. Insomma, quindi c'entrava qualcosa. Ma è stata talmente tanta la grinta no, che mi hanno dato sminuendomi, che io ho deciso di invece di arrivare e diventare qualcuno in quel settore e diciamo, ce fatto ce l'ho fatta. Dai. Intanto ti salutano Paola e Alessio, ciao ben arrivati anche a voi, eh, io ora farò un po' di salti avanti e indietro nella tua Vai. vita per scoprire poi il tuo lavoro e ricordo a tutti che è una live quindi fate anche le domande, ponete le vostre curiosità sul lavoro di Alessandro, siamo qui per Assolutamente. Questo. quindi tu dici e sono anche diventato qualcuno nel mio settore facciamo un piccolo flash nell'ultima edizione di Lucca Comics quando yes. una persona di una certa comunque levatura diciamo nel mondo dello spettacolo e anche nel mondo del gioco di ruolo è passato casualmente per il tuo stand e ha speso un po' dei suoi sacri denari eh, che ne ha spesi una Maria Lucca cioè io lo so eh. eh, però per io gli ho fatto lo sconto sì 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 sì, <ride> così proprio così no? Con, eh, lui andava in giro e lanciava i 50 euro che ci tengo a far vedere, sono finti della casa di carta eh. per mia sfortuna non sono 50 euro veri. Però lui in realtà faceva così. E raccontami un po' più. Lui faceva così. Io stavo cucendo letteralmente un libro in quel momento, tra l'altro, con un telaio che poi vi faccio vedere. E ho alzato gli occhi e poi il mio cervello ci ha impiegato un attimo a capire, dico: ma questo io l'ho già visto, chi è che? è Ma dove? E poi dico, cavoli, Joe Manganiello. Joe Manganiello è venuto allo stand dei libri dell'Ognome e mi ha comprato un libro. In quel momento non capivo più niente. Tant'è vero che poi, mentre sugli altri lanciava le banconote da 50 euro, gli ho fatto anche lo sconto. Per perché per tu dire sei, guarda... buono, sei buono dentro? Quindi perché ti sei molto <ride> Tra l'altro, ha comprato, penso, il libro più Tamarro che aveva in, no? cioè... in assoluto In che... assoluto. Un quaderno con una pelle squamata tipo drago rosso con un occhio in rilievo. Ma lui è beautiful, beautiful, beautiful. Eh, vabbè, è. Ma lui è, tamarro dentro, eh. è tamarro dentro, è un po' Tamarro dentro. <ride> però, gentilissimo. Guarda, mi ha fatto i complimenti, quindi mi sono dimenticato di fare l'autografo. però, c'è una foto. <ride> tu dovevi fare l'autografo. a Lui con sarebbe stato bello. Sarebbe, eh. stato bello. sarebbe <ride> stato bello. Dovevi dirgli, guarda, se poi mi fai vedere il mio prodotto in 5-6 trasmissioni, te ne mando un container, <ride> un container. <ride> per te e tutti i tuoi. Amici, quindi questo è diciamo un po' l'ultimo evento, anche perché per nostra sfortuna è stata quasi l'ultima fiera, no? Perché poi contrati, inverno, contrati. primavera, non c'è stato niente e siamo ancora tutti fermi. Intanto, ciao Fabio Paglianti, ciao Francesco Caputo, ben arrivati e anche Alessandro Sciacqua, ben arrivato anche. Ben a arrivati a voi ragazzi. Ehm, torniamo invece agli albori, agli inizi, sì. le tue prime fiere. Cioè, tu sei un uh, artigiano e quindi... Come la maggior parte degli artigiani, oltre a fare produzione su commissione, e fai e anche produzione per le fiere, giri di manifestazioni e fai un po' il girovaco, diciamo, del mondo di professione, di professione <ride> del mondo a cui sei affine. La tua prima manifestazione qual è stata? Perché penso la che mia... sia anche un po' il ricordo, diciamo, del, oh, del primo grande successo, della prima grande delusione. No? Che tu arrivi col tuo banchetto, la tua roba, e cosa succede? Guarda, la mia prima mercatino in assoluto è stato un venerdì sera di sette anni fa, in estate, e perché mia madre fa già mercatini no? da tanti anni con un altro articolo. E allora, forte di questa um, rivincita no? che volevo nei confronti di queste mie ex insegnanti, e, e tra l'altro proprio nel mio paese natale, ho detto, senti mamma, facciamo una cosa. Apro anch'io un angolino piccolo, butto fuori 20 libri, 20 quaderni e vediamo cosa succede. Li ho venduti tutti a 20. <ride> 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 e quindi da quella sera ho detto, yes. Dopo da lì lì ho iniziato a fare qualche piccola fiera qui in zona, quindi c'è una fiera che credo che abbiano fatto solo un'edizione, eh, un mi pare se non mi ricordo male, i BHC. I best horror cosplay, comunque, sono dei miei amici che organizzavano una fiera, ma hanno visto che mi iniziavo a muovere un po' in un settore che a loro poteva piacere. i miei primi quaderni erano un po' con delle copertine particolari, quindi si andava da lentagli gli yaoi, no? Si dicevo, neanche io mi affacciavo un po' a questo mondo, eh, diciamo, da un punto di vista più commerciale, no? Rispetto a quello che lo che da, da, da usufritore, no? Da utente. Come ero prima dico, ma proviamo a fare delle copertine carine in stile giapponese. Non se le ha filate nessuno. Ma una crisi, non sapevo più. Avevo ste manate di quaderni, porno, perché non sapevo più neanche dove buttare sta roba. Quindi neanche dirle regala, le regalavo a Natale, non c'è stato verso. Sì, perché diciamo che è un presente carino, ma un po' particolare. Eh, no? A la nonna voi. apre il pacchetto, riesce il tentacolo del mondo. <ride> esatto, più o meno. Un po più o meno era quello, e quindi ho detto: Canisera, adesso come faccio? Insomma, qui dopo un po' alla volta ho imparato a mirare bene e fino a quando poi c'è stato il grande successo della storia infinita, e da lì poi quello è diventato un po' il mio cavallo di battaglia che mi ha aperto tra l'altro l'accesso a tante fiere, da Modena Play a Luca Comics, e mi iniziano a chiamare un po' anche come espositore, come dimostratore, no? come ospite, quindi insomma. Inizia a darmi qualche soddisfazione anche quello lì, insomma. Anche perché tu hai due prodotti iconici, diciamo così, del tuo lavoro: che sono il Grimorio esoterico e esatto. la storia infinita. E la storia infinita. Ok, io ti chiederei un attimo di raccontarci eh, come è nata l'idea di questi due prodotti ben specifici perché il, proprio il grimorio esoterico e poi perché la storia infinita come libro da poi prendere e, diciamo così, dare una copertina, una rilegatura e eh, dare vita a un'edizione ultra-lusso per proprio questa tipologia di, di, di libro. Allora, è nato unendo due mie passioni, quindi l'arte, l'antica ars legatoria, quindi la legatoria, con l'arte, con la maiuscola, perché mago da gioco di ruolo dal vivo interessato di occulto nella vita reale. E quindi ho detto, ma perché tra tutte no, le varie cose che si possono creare, no, non so, non creo, no, non posso essere una apripista magari, proprio nella creazione di Grimori, che non siano solo una simbologia in copertina, no? diciamo i miei hanno anche una sorta di anima dentro, chiamiamola così. Nel senso che vengono messe dentro proprio nella rilegatura delle sostanze particolari che chi studia, diciamo, queste pseudoscienze, chiamiamole così, aiutano a potenziare l'oggetto. Quindi, adesso qui ne ho preparato uno. Ma quindi, io se vengo a comprare il libro da te, magari come la bacchetta di Harry Potter, ho la piuma di Fenice dentro. Bravo, in tanti hanno fatto questa associazione, effettivamente è un qualcosa di simile. Questo ecco ad esempio è un grimorio, quindi è un cucito a mano, ma poi magari dopo ne parliamo della cucitura a mano rispetto alle altre cuciture. E questo qui è, ecco, è un esempio di quello che si può realizzare no? Con cucendo a mano comunque un prodotto. L'altro ce l'ho qua dietro perché le sto facendo adesso, eccolo qua. La classica storia infinita, ore in metallo, gli angoli in metallo e dentro, ovviamente l'edizione rossa e verde. La collezione con il, il caprimulgo e l'unicorno, qua, in copertina. Questi sono, ecco, diciamo, le mie due icone di presentazione all'interno no, di, di vari mondi, quindi dal mondo esoterico al mondo fantasy. E poi c'è anche qualcosa a livello di rievocazione storica, ma lì è più proprio un diletto personale, insomma. Quindi, sì, quindi immagino quando poi presenti il prodotto, vede, questo è il grimorio del mago in pelle <ride> di vitello, rilegatura in... Esatto, esatto. esatto. Senza d'incenso, ma può prenderlo. Ah no, io scherzo, ma so che c'è tutta una pseudoscienza tutte ed una, una preparazione per chi proprio, ormai, è appassionato di questo settore enorme che sembrano cose uno le vede e dice: Sì, vabbè, da no, c'è dietro uno studio, una lavorazione, non è nulla lasciato al caso. Al caso. Ma esatto. oltre la storia infinita, passando alla narrativa, quale altro libro ti è ti viene richiesto maggiormente, allora, anche se magari non l'hai fatto. No? Uno che viene e dice, Ma io posso. Non hai da vendere fatto così? Allora, guarda, c'è stato il must per diversi anni è stato Il Signore degli Anelli. Quello è stato, diciamo, un, un altro tra i più venduti, perché attualmente quello che ho venduto di più è La Storia Infinita. C'è stato un periodo in cui andava molto orgoglio e pregiudizio. Me ne hanno chiesti una decina, ma persone scollegate tra loro, ma c'è stato uno dietro l'altro. Infatti dicevo, boh, mi toccherà mettere su una produzione in tale senso. E poi c'è stata un, una situazione cari carina che mi ha fatto ridere parecchio. E un giorno, mentre andavo a caccia no, di particolarità librarie, mi capita una Bibbia sotto mano. E, e dico: Ma e allora c'era una mia amica che mi fa: Dai Ale falla, gli dico ma chi vuoi che compri una Bibbia nel, era il 2018 mi pare nel 2018 mi fa ma dai ma falla a te poi gli dico ma no ma lascia stare dai compra ma è della favola ho comprato la Bibbia l'ho tenuta lì un anno perché proprio non mi ispirava neanche farla poi un giorno sai no un po' questi artigiani artisti sono un po' pazzoidi decido di farla e dico ma stasera avevo un mercatino sul lungomare di Rimini e dico ma senti stasera la butto fuori Tanto non andrà, mi rimarrà sul gozzo no? per una vita. Non ho fatto in tempo ad appoggiarla sul banco. venduto la Bibbia. Subito, immediatamente. E allora ho detto: Ma forse ci sarà mercato? Ma ancora mi sono rifiutato di buttarmi cini dentro. Insomma. Vabbè, però anche lì c'hai cioè, tra Bibbia, Corano, ne hai di libri. Tantissimi, tantissimi. Quindi si può spaziare veramente a 360 gradi. Intanto ti saluta anche il Biff, dice: Grande oh, abito! ancora un, un tuo note di in Signore degli Anelli che non ho il coraggio di sporcare perché è troppo bello. Che questa, la, questa cosa che dice il Biff poi è verissima: perché quando uno compra alcuni oggetti, uh, poi gli viene male. cioè Io sono uno di quelli che compra le moleschine belle e non le usa. Non tipo quella che agende. ti ho fatto vedere nell'altra edizione, che era bellissima. di di Stranger Things era una roba, eh, beh, che qui da qualche parte adesso dispersa, ma non. Perché poi c'è lei lì e dici? Ma è talmente bello che non lo uso. E non ci scrivo. Che è un peccato, perché poi invece cioè, l'oggetto andrebbe anche utilizzato, sennò no perde un po' anche il, il suo significato. Ma in tutto questo passando un attimo dai libri di narrativa ai libri esoterici, poi voglio tornare, però, sulle fiere dell'occulto, perché mi incuriosisce okay. molto. A un certo punto Alessandro si affaccia: appare come una meteora per chi non lo conosceva, nel mondo dei giochi di ruolo e inizia, io il primo libro, io non so se è il primo che hai fatto ma il primo libro che io ho visto è il primo ci ho cacciato il grano e eh, lo dico ci ho cacciato il grano perché era quello che costava di meno perché delle Ultra Collector che hai fatto questa era quella più quella, è stata, la prima, quella è stata la prima la eh. prima più a buon mercato è uscito fuori con adesso mi avvicino un attimo questa è la Ultra Collector di Ars Magica Ultima edizione, edizione italiana, edito da Raven Distribution. Che vedete, esatto, è oggettivamente, a mio parere, un capolavoro. Anche la finezza poi della numerazione con, in oro. Tra l'altro, me ne bullo. Vedete, 9 di 10, ce n'è 10, <ride> io ce l'ho, e voi no. E, mo, tra l'altro, ogni edizione ultra deluxe ha cambiato colore. Gli ho cambiati i colori proprio per evitare che uno potesse andarla a riprodurre. Quindi. Bravo, bravo, bravo. E questo qui è stato il tuo arrivo nel mondo dei GDR. Raccontami, un... cioè, vabbè, eri un appassionato di LARP. Quindi, poi di... quando hai avuto l'opportunità, ovviamente suppongo che tu l'abbia presa al volo, al volo. Feli... felicissimo. Intanto, ciao, Stefano e ciao, Ferdinando, ben arrivati anche a voi. ciao e, Ciao. Mh... Ma come nasce questa idea, questa esigenza e come va questo mercato? Perché poi negli anni, soprattutto con Raven Distribution, ne hai buttati fuori eh, svariati, e sono un po' curioso no? di sapere come, come va, come funziona, qual è la richiesta anche da parte di altri editori, no? qual è il percepito dall'acquirente e da chi opera nel settore. Allora, guarda, è partito tutto in Modena Play di qualche anno fa, eh, quando appunto erano i primi anni no, che mi iniziavo ad affacciare a questo mondo. E avevo ritrovato in fiera Enrico Emiliani, che era un mio vecchio amico, diciamo delle superiori più o meno, gli anni erano quelli. E con cui giocavo di ruolo. Allora mi vede e mi dice, oh, ma cosa ci fai qua? Insomma, abbiamo iniziato a parlare. E parlando del piedermi, è venuta fuori l'idea di tentare questo esperimento sociale. No? Lo chiamerei così. Proviamo a fare un manuale fighissimo tirato, vediamo cosa succede. E ho ritrovato Roberto Petrillo appunto di Raven con cui ho collaborato, collaboro. Insomma, quindi, e, e parlando del piedermi, abbiamo detto: ah, senti, usciamo con Ars Magica, il no? periodo in cui appunto era stato appena tradotto. E, e ho detto, buona idea! Il gioco lo conosco. Perché comunque masterizzo da masterizzo, si dice. Eh? Quelli, le... quelli della nostra età dicono masterizzare. masterizzare. I giovani dico dicono l'accademia della Crusca ha detto che vanno bene entrambi: entrambi. Allora nessuno sbaglia. Masterizzo da quando avevo 12 anni partendo dalla scatola rossa no blu verde, eh, e e Ars Magic è uno dei giochi che mi era rimasto, ovviamente essendoci il mago dietro tutto torna. Ho detto, ma senti, proviamo, buttiamoci sotto con Ars Magic, tiriamo fuori un'edizione tiratissima, vediamo cosa succede. Ed è venuto fuori un putiferio, nel senso che è stato accolto benissimo, la gente ha accettato questa novità no? anche sul mercato dei giochi di ruolo. E, e da lì è partito un mondo, no? sia per me che per chi anche segue, per chi colleziona queste cose. È venuto fuori Vampiri, è venuto fuori Memento Mori, è venuto fuori eh, adesso i Secoli Bui, Mage, insomma, quindi è uscito fuori veramente un mondo di... Hausold, sì, praticamente. e buon Enrico Sirignano che c'era l'altra sera, quindi... Eh, e vedo che la qualità... Il, diciamo il made in Italy, no? il fatto bene, l'artigianato sta rivivendo, secondo me, un nuovo rinascimento. Quindi la qualità paga, la, la lavorazione artigianale, no? la non serialità e sta iniziando a pagare. E molti, soprattutto anche per un fattore di nostalgia, forse. E ecco, più nei manuali, magari di una volta mi vengono richiesti, no? quindi anche magari quelli che a volte tendono a rompersi, e allora qualcuno mi chiede: ma guarda, come potremmo fare? No? Ecco il bif, tanto per dire, ad esempio, lui è uno, anche un suo amico. Gli, sei, gli era accaduto un manuale, gli si era schiacciato l'angolo di vampiri, e, e quindi glielo rifatto. E, e quindi ecco, anche perché non recuperare no? magari delle edizioni vecchie che non, non si usano più semplicemente e ti dirò che c'è un incremento notevole insomma, iniziano appunto a scrivermi ah guarda ti ho visto in una fiera in un mercatino mi potresti rifare questo manuale oppure guarda io ho comprato il manuale e me lo personalizzi si può fare ok, intanto saluto il Paolo il mega direttore del gioco dell'anno, ben arrivato anche a te tra di noi Paolo. e ora magari, entro anche nella parte quella torbida, no? pecuniaria ma se io <ride> vengo da te e ti dico okay. buon Alessandro io voglio uh, customizzare il manuale. X, ok. Più o meno da quanto si parte? Ah, penso che si possa arrivare all'infinito perché, ovviamente, all se, se te lo chiedo in oro con la lamella in platino e i, 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 i rubini sopra, ha un costo, ma. Rimanendo della normalità, di una richiesta sensata per l'uomo della strada, da quanto si parte a quanto si arriva per avere una cosa tipo questa pelle, borchie e incisione? Che direi che è già il non plus ultra. Ok, allora una cosa così può andare intorno ai 200 indicativamente, quindi in pelle quello di un vitellino, piccolino, tutta una cosa, una lavorazione particolare, anche quella pelle, è una lavorazione particolare. Non è la classica pelle no? liscia che siamo abituati a vedere in una scarpa o in una giacca di pelle quindi stai parlando in turco eh? io faccio un esempio bravo <ride> tanto un... saluto anche Roberto Petrillo ben arrivato Roberto allora guarda per dirti no c'è una differenza proprio di tipologie di pelli questa che è una classica pelle da abbigliamento quindi okay, sì. nera tinta unita liscia no ci Modello Franzarelli o Matrix? Esatto, da, forse più Matrix, ma anche Fonzarelli ci sta. E una pelle del genere, ad esempio, la famosa quella di Gio Manganiello Sì, quella fine. <ride> ecco, <che ride> quella fine ha un altro prezzo, quindi dipende proprio anche da una tipologia di materia prima, no? E dipende se uno lo vuole in carta, se lo vuole in ecopelle, in pelle ovviamente. Le lavorazioni più belle, quelle a sbalzo, ad esempio, che nella rosmagica che tu hai, è il dorso, no? gli angolini, lì serve la pelle. Mi dispiace purtroppo perché è animalista, ma in quelle zone lì, cioè, per fare quella lavorazione, serve la pelle, non ci si può. Oh, sintetico ancora non... No, non, non rende, si riesce ad arrivare a quelle cose, a quelle lavorazioni lì. Ok, ok. Quindi diciamo un... da un minimale di copertina in stoffa ad esempio o in carta o tela addirittura da legatoria si può andare dai 50 euro e poi si sale su in base ai materiali le decorazioni le finiture insomma ok quindi diciamo una cifra comunque accettabile anche perché e... no, è una lavorazione un prodotto che fa il chi vuole un oggetto unico da collezione è una cosa artigianale, non è una produzione di massa. Quindi, uno ce l'ha: è, è fatto per voi e lì uh, rimane. Intanto, ti saluta Antonio, ciao Antonio. Ti saluta, ah, dice mi saluti, se no me ne vado. Antonio Ciaramita, spero di averlo letto giusto perché Antonio io non ci vedo fino Antonio lì. Antonio Ciaramita mitra, ti salutiamo. Non andartene, rimani qui da noi Antonio, non fuggire. Magari ti conosciamo con un nickname che utilizzi nel magico sicuro, mondo del sicuro. gioco. Dicevo, una cifra comunque accettabile. Tra l'altro anche una cifra eh, più bassa da quello che ho visto delle produzioni estere, perché ho visto i manuali, che, eh, tipo il manuale di vampiri, mi sembra proprio quello, la Mega Super Ultra Collector che avevano fatto nell'edizione americana per la quinta edizione. Quando ho visto il prezzo, ho detto: La oh, Madonna c'è dentro il vampiro, nel senso, aveva eh, abituato anche i prezzi a cui vende poi Raven o tu vendi i tuoi prodotti, era due tre volte superiore. Quindi Made in Italy per una volta è anche sinonimo di costa meno che non è da, da sottovalutare. No, è da sottovalutare. <ride> esatto. Tra le varie richieste che ti sono arrivate nel mondo dei GDR, ce n'è qualcuna particolarmente strana, stravagante che ti ha colpito come, come richiesta di lavorazione o prodotto che ti è stato dato da lavorare? Guarda, c'è un famoso Michele che un po' tutti conosciamo, però non faccio cognome. Michele e... Poi eh? Michele, Peu. Michele, Peu? Michele, Michele, che mi fa le Guarda, io voglio il manuale di Mage. Ti parlo di qualche anno fa, ero quasi agli inizi ancora e, e gli dico: Ma dammelo, no? Che vedo cosa ci posso fare. No, 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 io lo voglio cucito a mano. Mi ho detto: Ma Michele. Come faccio? Cioè, o tu mi compri il PDF, me lo passi, viene stampato, cucito a mano, ma è un lavoro che ti costa un'esagerazione. Perché cucire uno spessore del genere ci impiego ore ah, a me non interessa. Va bene, quindi l'ho fatto su una carta pergamenata, gliel'ho dovuto invecchiare tutto, tutto stampato, ovviamente. Cucito, sistemato e quando è stata ora di fare la copertina mi fa, ah, io qui voglio una cosa particolare. Dimmi Michele, come lo vuoi? Ci voglio un tarocco, il tarocco del matto vero. Devo comprare un mazzo di tarocchi. Ah, compro un mazzo di tarocchi. Morale della favola sono andato a comprare un mazzo di tarocchi per attaccare un tarocco e buttare via il resto per fare la copertina di Mage. Che intanto esatto, riprendo i soldi finti per fare Michele che commissiona il manuale di vendita. Però, qui su, su questa richiesta, io devo andare avanti almeno due o tre minuti a lanciare, ci tengo sempre a dirlo: eh, sono finte finti 50 euro. Tanto ciao Fabio. Ok. E quindi quella è stata una cosa molto particolare. L'altra è stato oh, restaurare un libro del 1400, bellissimo. E di chiesa invenduto, ce l'ho ancora ed è un libro cucito con una raffia eh, filata a mano dell'ottocento quindi ce l'ho ancora lì, qualche gomito l'ho trovato per caso e nei mercatini dell'usato spesso si trovano cose interessanti anche per la legatoria. Insomma. Sì, sì, io, io li giro per i libri, ho trovato dei libri del 500 nei mercatini dell'usato messi Buono. a tenere i, i piedini dei banchetti. È no? eh, classico, classico. Sì, sì, ovviamente su 80 anni di mercatini, due, nel senso andando sotto la pioggia, perché il cercatore di mercatini è un lavoro durissimo, ragazzi. Durissimo, perché... durissimo. E non si trova quasi mai niente, soprattutto a Però, parte... A volte capitano delle occasioni. Una mi è capitata a me, l'unico un culo della vita: eh, che è un pelle verde del Signore degli Anelli trovato nel momento del cambio lira euro. Eh, evidentemente, chi lo vendeva non aveva chiaro bene di che cosa avesse l'edizione pelle verde numerata. Ce l'ho qui dopo, se so ve lo faccio vedere. Non se ne è reso conto di cosa aveva tra le mani e quindi ha sbagliato anche a fare la divisione lire euro insomma, praticamente regalato È stato sta sì, sì, che, una che poi nei mercatini fortuna. vale la, fa, la, la, la regola della poker face no tu dentro, dentro stai morendo no dici ah oh, l'affare della mia vita è successo una volta con un hero quest hero wow. quest buongiorno scusi ma quel gioco in scatola qua lì tutto rotto a quanto lo vende ma 15 euro Te ne do al massimo 5, va bene. No. E tu dentro, dentro intanto senti i puffi che saltano. Senti. Bravo, bravo. Perché è così è Il è successo. È così, vale, non è furto, funziona così. Assolutamente. Sentì, ritornando a libri, giochi di ruolo, sì. rilegature affini. Uh, ti chiedo giusto un momento educational, facciamo un okay. po', come uh, si chiamava Nettuno la, la trasmissione. È la sigla quello di Super Quark, Bravissimo, qualcosa. facciamo un po' la famiglia Angela della situazione e diamo due informazioni sui formati di uh, stampa e rilegatura che ci sono nei giochi di ruolo. Io conosco lo spillato, il brossurato, il cartonato e poi vabbè è la lira di Dio, la che è un rilegato. Ok, okay. Di, co, co, mi dimentico qualcosa, cosa cambia? No, le dette tutte. E qual è la scala valori? No? Perché adesso rientro okay. sempre nel torbido. Cioè, tu vai, ti vendono oh, a volte uno spillato che costa più di un cartonato, e tu dici. Boh, secondo me c'è un po' la sola, a parte ovviamente la tiratura. C'è tutto dietro il discorso poi di quante ne vengono stampate, che prodotto è, le licenze e via dicendo. Ma mettendo da parte tutti questi discorsi a livello economico, cioè tra uno spillato, un brossurato, un cartonato e via dicendo, che, quali sono le differenze di prezzo? Allora guarda, io ho preparato qui Non era pronta sta cosa eh? Assolutamente <ride> Ho no. qui pronti Proprio le varie edizioni di quello no? Diciamo delle varie Tecniche Di legatoria Questo è uno spillato quindi Faccio vedere se si vede eh, Purtroppo questo qui L'ho finito di riparare l'altra sera Comunque ci sono le classiche graffette no? Quelle della spillatrice Normale e questo è uno dei più economici, quindi... quindi prendi dei pezzi di carta, ci metti la pinzatrice in mezzo, schiacci lo fa la macchina. E, e l'hai fatto. E qui è un manuale che, come vedete, ha delle tracce di scotch. Perché all'epoca non sapevo rilegare ancora. E quindi la tenevo su con lo scotch. Che Ci sono rimasti purtroppo, che è una cosa da non fare mai perché non si toglieranno mai queste macchie qua. Quindi non usate mai lo scotch come ho fatto io stupidamente ed è un libro che ovviamente ha una durata piuttosto limitata perché il metallo va in parte a corrodere la carta e quindi tende a distruggere e questo si fa tutto completamente a macchina? e questo viene fatto tutto a okay, macchina, tampa. non ci piove e non è l'unica cosa che verrà fatta a macchina vediamo anche questo volumetto qua, ho preso tutte edizioni un po' diciamo, antiche a modo da non far pubblicità a nessuno questo ad esempio è, eccolo qua così si vede okay. Questa è una brossura. La brossura indica una copertina morbida in carto cartoncino incollata solo sul dorso. Quindi, okay. questa qui è la brossura. Questa è una brossura solo incollata. Da dove si riconosce? Guardando da vicino, vedete che qui è dritto sì. okay? e c'è solo un piccolo strato di colla, nel senso non si vede la piegatura dei quinterni. Dopo vi faccio vedere che cos'è la piegatura dei quinterni. Questo è l'altro, economico. Questi purtroppo sono quei libri che, a forza di fare questo prima o poi ti rimane in mano un pezzo è tipo stelline ninja, no, okay. che iniziano a volare un po' da tutte le parti. Poi andiamo su questo. Eccolo qua. Come vedete, qui si vedono la piegatura okay. del, del qui interno. Adesso qui ci ho messo una stecca di osso. Che non guasta e... mai, fa, fa senso, sfila e come il nero lo stacca addosso Esatto, okay. infatti, per quello ho messo il nero stasera, dopo la, durante la quarantena, sto ingrassando. <ride> Guarda qua. <ride> allora, dove si riconosce? Aprendolo, no? diciamo, in queste piegature, si vedono dei piccoli, adesso qui non si vede, dei piccoli eh... puntini. Fili, esatto, fili, dove passano ok. i fili. Questa è già un'ottima rilegatura, nel senso che comunque è fatta a macchina, ma c'è un filo che tiene unito il libro in cui poi viene aggiunta anche la colla. Okay. Il 99% dei manuali viene fatto in questa maniera qua, insomma, indipendentemente, tutte le case iniziano a darci un occhio alla durata. E questa è la cosa industriale. Qua invece andiamo in quella che è l'artigianalità della cosa. Quindi questo qui è un cucito a mano. Ok. E, e, qui è il famoso grimorio, no? uno dei famosi grimori che devo fare adesso col tempo. Quindi e, lì praticamente prendi i fogli, li buchi tutti. Vengono piegati e... a metà, ecco qui okay. si vede Va bene. Vengono piegati, forati in cinque punti, quindi uno, due, tre, quattro, cinque. I due esterni si chiamano fuori di grecaggio perché qua verranno fissati praticamente i punti e tre nervi. In questo caso li uso tre per comodità eh, comunque anche per resistenza. Questi sono i famosi nervi. Che altro non sono che quei dentini, questi okay. che si vedono nei libri antichi. Quindi questi, qui, questi nervi, in realtà sono, sono questi perché una volta venivano fatti proprio con il nervo del, dell'animale, venivano tesi no? questi tendini e veniva cucito intorno, intorno lì, insomma, e quindi faceva queste, queste lavorazioni, anche queste decorazioni del, del dorso. Questa ovviamente è quella più robusta, no? sia per, come per, qualità di filo, io tendo a usare tra l'altro anche dei fili abbastanza robusti, e quindi sono libri veramente eterni che ci sopravviveranno alla grande, insomma. Ok, e il cartonato semplicemente è la lavorazione che abbiamo visto prima per il brossurato, ma con la copertina in cartone. Questo? Ok, quindi, quindi a livello tutti di rilevanza, diciamo i libri di un certo pregio, come le edizioni ultra deluxe per intenderci, hanno la copertina in cartone rigido, quindi hanno un dorso morbido che deve essere il più possibile stondato, e ha poi ovviamente queste ali ecco la differenza dalla brossura che aveva il dorso incollato come vedi qui il dorso non è incollato okay. ma è incollato diciamo all'interno alla copertina tramite il foglio di guardia che è questo foglio che unisce il blocco alla copertina stessa ok ok Piero bene. Angela finito sì, sì, adesso <ride> quando farò gli unboxing dei manuali dei giochi di ruolo mi atteggerò da super esperto io normalmente comunque faccio vedere no? Faccio sì. nella mia ignoranza facevo la cosa giusta facevo vedere dall'alto l'angolo per far vedere com'era la rilegatura però ora userò delle, dei termini aulici più alti esatto. <ride> e farò il figo come si dice dalle mie parti intanto un saluto a Fabio Calisetti e anche a Marco Munari ben arrivati Fabio. anche a voi e, come costi? cioè se il spillato è uno Ok, gli altri che allora spillato incollato siamo intorno all'uno: uno, okay. uno un e mezzo, due così diciamo che lì Il... cambia, suppongo che tu non puoi fare uno spillato oltre un certo volume, e esatto, passare all'incollato esatto. per esigenze di o oh, fai le graffette di Godzilla, o oh, non è possibile. <ride> esatto, quindi, sì, lo spillato viene usato più che altro nei quotidiani, viene usato no, nelle fanzine o comunque in quelle cosine piccoline di tipo... Pagine arriva intorno a un 30-50 pagine. No, okay. non oltre difficile. Invece, già in volumetti che iniziano ad essere un pochettino più grossi, si tende a cambiare tecnica. E qui ecco l'incollato a più o meno un po' di più del costo di uno spillato, ma siamo lì. Il filo ref già inizia a crescere, quindi se là siamo intorno all'1-2, un filo ref già ti può andare. Adesso io poi ti parlo da un punto di vista squisitamente artigianale, no? Sì, quindi sì non però l'industriale saranno dei livelli diversi, ma comunque il rapporto sì, più, o più o meno sarà quello. Il rapporto più o meno è quello. Quindi diciamo un filo refe ti può andare intorno a 4-5, un cucito a mano ti va intorno a un 10-15. Ok, ok. Ma questo è giusto sono la, cu tanti. la curiosità, no? Di sapere... Certo. Poi anche quando uno va a comprare un prodotto, gli dire eh figa ma quanto costa questo? No, però costa perché è un 5 in più rispetto a se ti avessero dato una esatto, <ride> eh, biodegradabile, diciamo così. Invece esatto. cioè, tu hai un edizione che dovrebbe durarti <ride> almeno fino a che non ti stufi di giocare di ruolo. Sono sicuro? <ride> questo per il mondo dei giochi di ruolo. Ora mi piacerebbe se riesci a vedere un po' il laboratorio dell'artigiano. Nel senso adesso abbiamo parlato di. Che abbiamo visti, abbiamo capito un po' le varie lavorazioni, ma vediamo un po' la tua giornata, soprattutto in questo periodo di quarantena dove stai producendo proprio come i nani. Io ti immagino come i nani di Moria, no? Va bene, non abbiamo un cacchio da fare, scaviamo e tu invece scaviamo. rilego, rilego, rilego. <ride> Ma adesso vi stupirò in realtà perché uno pensa, chissà, che roba in grande. In realtà no, piccolissimo, ve lo faccio vedere volentieri questa sorta di antro, perché infatti l'ognomo mi deriva anche da graveria, qui siamo veramente in un 3 metri per due e mezzo circa, quindi... Però con le eh, finestre oscurate per non farti rubare i segreti industriali. Bravo, bravo, <ride> con le finestre no in realtà eh, troverete un gran casino perché per me è come essere... No? Cioè, è, siamo tra amici, quindi non mi sono messo a fare un ordine che non mi appartiene. E quindi vedrete anche un po' di attrezzi sparsi sulla, sulla tavola, ma tutto, ripeto, è molto piccolo. In realtà è un 3x2 e basta, nel senso che non ho tante attrezzature, e perché rifiutando la parte industriale per rimanere nell'artigianalità, non nel piccolo, nella qualità che solo un artigiano piccolo ti può dare. Ho scartato da me, non vedrete la filorefe, non vedrete tanti macchinari. Ma so, Mi sento molto tipo Report che entra nei magazzini di Amazon in questo momento. No? Bravo, siamo eh. più o meno in quella. Esatto, è la prima volta che qualcuno può entrare tipo in Corea è del vero, Nord. È la prima volta, a parte. Anche perché quando faccio i corsi delegatoria le faccio da un'altra parte della casa, quindi è la prima volta che uno entra qui dentro. Insomma. Attenzione, esclusiva, non, non ho preparato la grafica con <ride> breaking news esclusiva. Allora, okay. questo qui è: eh, mi sposto, questo qui è il tavolo di lavoro, ok? Quindi, come vedete, è proprio il class la classica tavola da muratore <ride> per tirare su le pareti e. Quindi un po' di attrezzatura, si vedono delle pinze, il taglierino rotante, le stecche d'osso, un bicchiere d'acqua, la schicetta, la schicetta, <ride> qui un po' di colle così, le tele da legatoria, un altro tavolo dove c'è la doratrice, quindi questo qui mi permette di fare il famoso Ars Magica, okay. per dirne uno. Una pressa, questa qui risale a fine 800 indicativamente, quindi inizia via avere i suoi 200 anni, non è male. Eh, non le fanno più le presse di una volta. No, non le fanno più. Tutto il reparto pelle e pelletteria, adesso ormai sono un po' scarso, ma eh, purtroppo senza fiere e mercatini eh, faccio fatica poi anche a muovermi e a, rifo a rifornirmi di pelle. Una pressa, anche questa qui siamo intorno al 1700, fine 1700. Dietro vediamo una pressa fatta a mano verticale. Il famoso telaio medievale da cucitura. Quindi vedete i tre ganci per i nervi, i famosi no, tre nervi che avevo sì. fatto vedere. E un po' di stare infinite che sono in lavorazione: sì, quasi, quasi finite. Quasi finite. Ritorno a farmi... Ok, quindi. Ah, questo è l'antro dell'ognomo e tutto, nasce tutto qua. No, <ride> eh, no, molto. Io, cioè, io, mi sono anche un po' emozionato perché. Allora, innanzitutto ti ringrazio perché. So che per un artigiano puoi comunque far entrare qualcuno nel suo luogo di lavoro, un po' il tuo sancta sanctorum, no? Esatto. Un po il posto più riservato al quale tieni di più perché comunque lì c'è la tua attività. E che è quella che ti dà sostentamento? E quindi diciamo anche antropologicamente. E solo questa tra l'altro. Esatto. Quindi, solo... di questo. Quindi antropologicamente c'è anche la, la, la cura della tana, no? del, del, luogo, del luogo segreto e riservato. Ciao, Walter, ben arrivato. Quindi ti ringrazio. Poi mi sono emozionato perché è figo vedere eh, i macchinari. Il fatto anche che comunque utilizzi oggetti della storia, proprio della tradizione. Motivo per il quale suppongo poi viene anche chiamato nelle varie manifestazioni a fare anche dimostrazioni. No? Perché se arrivo col telaio zin zoon, zin zoon, zin zoon, zin zoon, è meno affascinante che vedere qualcuno. Mi ricorda, ho un altro caro amico che lui invece intaglia, eh, wow. soprattutto con tecniche e eh, riproduce mobili e strumenti del tardo 500, quindi è messo forse peggio anche di te come attrezzature, facendoli proprio in maniera filologica, lui ha questa specie, adesso non conosco il termine tecnico, io lo chiamo arcolaio, una cosa del genere che usa con i piedi e con quello va a limare... Col filo che si muove rapidamente per fare... Che, che per fare una cosa smussata sono 8 anni di lavoro e 70 calli, no? Quindi vi ammiro veramente tantissimo anche perché ripeto il mio massimo è proprio Art Attack ma al contrario cioè il, 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 sono negato infatti do i soldi a voi che invece siete i bravi intanto sarei curioso se c'è qualche domanda anche da chi ci segue in chat è il momento di fare le vostre domande al buon gnomo per saperne di più intanto col tuo cambio di telecamera abbiamo perso trik, un pezzo di grafica che adesso vado a ricostruire in tempo reale e quanto incide nel lavoro che fai la ricerca dei materiali? Nel senso quanto tempo passi a girare mercatini, cercare il fornitore migliore, eh, trovare quello che ti serve e magari suppongo anche a scoprire cose nuove da utilizzare, no? Perché va bene che è una lavorazione artigianale ma anche qui da un artigiano e l'altro c'è anche l'estro, c'è cioè la ricerca e sviluppo diciamo così. Allora, come guarda lì è... quanto ti porta via e quanto è bello del tuo lavoro fare anche questo. Allora è la base, nel senso che eh, io per scelta, ma anche di gusto personale, e come ho no, dimostrato anche con le attrezzature che ho, mi rifaccio al passato, no? ma dando un occhio anche al presente e al futuro. Quindi eh, ricercare la pelle particolare, ho la fortuna di avere un, il padre di un mio amico che ha venduto per anni e anni e anni le pelli che io tuttora sto usando ai grossi stilisti. E quindi trovo delle, tra virgolette, rimanenze non di seconda qualità, cioè di qualità ma che magari è stata prodotta qualche mazzetta in più e quindi riesco a comprarle a un ottimo prezzo, ma sono pellami particolari, no? pensa all'ars magica che hai tu, eh, no? è diverso da questo che è un tinto unita questo lo buttano dentro un tamburo, lo colorano ed è pronto per fare quella lavorazione lì invece... Ecco lo faccio rivedere giusto per, per bullarmi, in realtà me ne bullo, anzi adesso <ride> che tra l'altro me l'hai descritto nel dettaglio la lavorazione, lo amo ancora di più. Perché? <ride> quindi per fare quella lavorazione lì ci si è impiegato molto di più la qualità della pelle deve essere ancora superiore perché sono diversi passaggi quindi diciamo la ricerca delle materie prime è un lavoro che va fatto quotidianamente eh, ci sono dei giorni che magari ho più voglia no, di cercare da, tra mercatini tra fornitori, internet altri che non di meno ma tutti i giorni bisogna avere un qualcosa di nuovo da... Eh, da proporre, no? eh, ho, scoperto una, una, ho scoperto una ragazza, insomma una mia amica che fa la ricamatrice, quindi ho, ho provato, dico, ma proviamo a fare no, la famo il famoso ricamo, questo qui, se guardate, è filo è ricamato eh, su una pelle di capra che è durissima, quindi con tutte eh, le difficoltà anche del caso. Allora, no? vi, la... rido perché vi viene in mente, scusate, io poi sono un po', un po scemo. Capra, il ricamato capra. sulla pelle di capra per fare il grimorio. Quanti santi sono scesi nell'opera di Papio, hai, evoca... hai usato il grimorio per evocare, per evocare scusate. scusate. E la stessa tecnica che, ad esempio, è usato sui manuali di Mage, no? Quindi colori addirittura eravamo arrivati a trovare un filato che risplendesse nel buio, per dargli idea della Magic, no? Quindi. E tutti i giorni c'è da ricercare qualche cosa che sia la borchia, che sia il metallo, che sia la decorazione, che sia, insomma, dipende veramente. Eh, ed è anche divertente no? perché poi quando trovi magari una tecnica nuova, innovativa, adesso ho mh, diverse cose da provare dentro il cavo, dentro l'armadio. Ho diverse tecniche che proverò poi, insomma, nei prossimi mesi. Addirittura anche qualcosa che simula la ruggine. Quindi, perché non qualcosa di, di steampunk o qualcosa del genere. Perché no? Ci potrebbe stare. Intanto, allora, un paio di domande. Bene. Alessio ci chiede: sta andando molto il titolo The Witcher? Ne è uscito anche il manuale di GDR. Progetti di personalizzazione su questo titolo? Allora, Beh. a richiesta basta che glielo chiedete e il buon Alessandro li fa senza <ride> nessun problema. Per il resto, esatto. Bar Comunari che ci segui in live, progetti per edizioni di The Witcher Super Mega Special Edition? Eh, qui, come al solito, sono un libero professionista. Uno mi scrive, mi manda una mail e se ne parla perché no? Insomma. Eh, ecco magari non con le banconote della casa di carta <ride> e tra l'altro sono fatte benissimo ragazzi cioè, no ma cioè, queste le, 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 le regalavano a Lucca no ma io poi... E io mi, le ho perse. Io mi divertivo a buttarle, per camminavo, perché io sono poi fetente, le buttavo e guardavo le reazioni della gente per <ride> vedere chi se le fregavo, chi mi diceva guardi che ha perso 50, hai perso 50 euro. euro. Eh, poi, non, non me le ha ridate nessuno. Vabbè, chiusa <ride> la parentesi sull'umanità. Sull Un'altra domanda di Pier ci chiede, domanda per l'ognomo, quali sono le tempistiche di realizzazione medie per un cucito a mano? Allora, il cucito mano, anche qui dipende da cosa mi viene fornito, dalle dimensioni, le dimensioni contano. E per citare, no? e nel senso che un adesso vi faccio un esempio, no? quindi questo qui è un formato a 5, quindi metà a 4, e sono pagine bianche, quindi evito tutto il tempo della stampatura, perché prima si stampa e poi dopo viene rilegato. Ma una cosa tu non diciamo puoi spe... rilegare a mano. Cioè, se io ti do un manuale, okay. tu puoi rilegare a mano quel manuale o non puoi perché non hai la spaziatura necessaria per l'operazione, quindi devi comunque ristamparlo su carta adeguata o con una spaziatura adeguata. No, allora, se uno mi dà un manuale in cui, ad esempio, la costa, che è la classica cosa, che si rompe, si stacca no? cioè questa parte qui sì, sì. perché tutti la tirano così allora se arriva da una cosa del genere lì non c'è bisogno spesso di ricucirlo perché comunque col discorso del filo refe no? della passata di colla ormai i manuali reggono ho visto che quello che cede è generalmente proprio la costa. Quindi in quel caso si rifà direttamente la copertina, né più né meno. Quindi se io ti do un manuale cartonato e ti dico, perché ho il trip, fammelo Beh. cucito a mano, si può fare? Si può fare, si può okay. fare. Oppure non mi manda un file, un pdf, ad esempio, ovviamente legale, autorizzato, quindi da Drive Thru, ad esempio, no, questi siti così, me lo invia, viene stampato sulla carta che uno vuole, quindi è anche bello poi giocarci, no? Invece che sulla classica carta bianca si può fare su una carta pergamena, ecco magari un'edizione un po' di un gioco particolare, perché no? Sulla pergamena. E poi viene cucito, quindi diciamo uno spessore del genere, ci vogliono circa 4 ore di cucitura ininterrotta. Quindi già diciamo cucire una cosa così può andare intorno ai 100 euro circa, di, di cucitura più dopo c'è il costo della carta, della stampa che non è indifferente ovviamente eh, la carta anzi, oggi come oggi eh, è la poi cosa... soprattutto la carta di qualità non quella sì. da fotocopiatrice casalinga insomma sì, sì. da, da tanto Alessandro ti chiedo se riesci a inclinare un po' il cellulare perché poco alla volta ti... perfetto ti stavamo perdendo, iniziavi eh, a... Ah, uomo bello. che affoga poi no? poi che a poco scomparivi grazie mille, tra l'altro ragazzi cioè, se avete amici che si sposano o è il regalo definitivo per lo sposo e la sposa se eh, sono entrambi geek o eh, per l'addio al celibato o al nubilato di uno dei due, gli regalate il manuale della vita e a me mi avreste fatto felicissimo Ormai però mi sono già sposato quindi non me lo potete regalare purtroppo però potremmo Munari... organizzare un qualcosa esatto. io qualche idea ce l'ho Marco Monari <ride> scrive una bella testa della scuola del lupo cromata da mettere sopra suppongo si riferisse a The Witcher prima quando, quando ecco. parlavamo Alessandro invece ci scrive affascinante proprio un'arte eh Sì, decisamente eh, parlare con Alessandro eh, Semprini mi sembra quando guardo le puntate di come è fatto, no? Che tu ti immagini sempre, ah, vabbè, il, le bacchette, mi ricordano sempre: le bacchette da, per la batteria. Batteria, l'ho vista anche i la puntata. Che uno pensa: vabbè, che ce voi, ci sarà quattro macchinari: fru 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 fru, hanno fatto le bacchette. Invece, no, c'è cioè bacchette la batteria, prese la produzione. Poi vengono usate una per una per vedere quali sono accordate tra di loro. E poi ti chiedi: ma come fa a costare solo? Non è il mio settore 10 euro deve costare almeno eh. 10.000 perché c'è tutta quella roba lì vabbè, per piccola parentesi uh, sì, tra l'altro uh, io la butto già qui visto che comunque già un'oretta che chiacchieriamo e già, wow il buon Alessandro senti... si è prestato a una delle malsane idee di casa Killamville, che è quella ma Va ah bene, stasera abbiamo scoperto il magico mondo della rilegatura, della rilegatura artigianale di qualità. però adesso vogliamo vedere passo per passo come si fa questa rilegatura e qual è il modo migliore di vederla se non decidere insieme quale manuale GDR far lavorare all'ognomo. E uh, forniglielo, quindi io gli manderò il manuale e seguire settimanalmente la lavorazione con delle brevi clip in live di una decina di minuti per avere gli aggiornamenti, no? vedere la genesi e la gestazione di un manuale fatto in maniera artigianale. Ma decideremo insieme a casa Killam. Quindi seguite la pagina Facebook, io metterò dei poll per decidere insieme cosa fare e decidere che manuale fargli lavorare. Dopo che abbiamo scelto il manuale decideremo il tipo di lavorazione, quindi lo volete in pelle con le borchie la cosa a sbalzo o ci volete incastonata sopra la testa del lupo di The Witcher o qualsiasi nei cosa... Nei limiti di... sempre della, <ride> <ride> della, della <licenza>. quarantena. <ride> bravo, no. nei limiti della quarantena perché il problema è che dobbiamo poi di trovare la roba da spedire ad Alessandro o Alessandro deve riuscire a recuperarla. E Costruiamo insieme il manuale più figo che vi venga in mente realizzabile. Quindi, se volete, la parte dorata, la copertina non potrà essere in roccia, ma dovrà essere in un materiale us usabile per fare eh. la doratura. E qui, Alessandro, ci darà la direzione: no? ci dirà se avete scelto A. Sappiate che dovete per forza fare D o E e non è possibile fare un'altra cosa, ma io vi propongo ad Alessandro questa sfida perché comunque è un, sicuramente una cosa sfidante: di una creazione condivisa a casa Kiliam di, di un manuale unico realizzato dall'ognomo. Alessandro ormai dice di sì anche perché non può più dire sì. no, No, in realtà ce l'avamo messi d'accordo prima, è una mezza carambata ma non una carambata totale. Fabio scrive, lavori dell'ognomo splendidi, sarei passato a trovarlo a Play ma purtroppo Fabio l'ognomo ha anche un sito web, lo so che con l'artigianato la cosa più bella è visto, eh, toccato e comprato. Ma nel caso, tanto tutti state risparmiando una marea di soldi perché non state andando alle fiere, state spendendo il triplo, penso come me, in cibo, ma quello è un altro discorso, e state guadagnando un terzo come me, ma quello è un altro discorso ancora. però per il vostro hobby in realtà mh, non ci sono fiere e io temo non ce ne saranno per lungo, lungo tempo. Quindi, lo Gnomo ha una bella pagina Facebook, dopo ve la linko nella nel chat sotto e andate vedete come avete visto quando abbiamo fatto il tour nel suo laboratorio di roba in produzione ne ha un sacco e mettere in produzione qualcosa che volete voi non penso sia un problema. Poi adesso è il momento ideale proprio perché stando fermo ho esatto. tempo per E poi se gli dite che venite mandati da Casa Kilandì l'avrete il 10% di sconto. Esatto. Alessandro dice spe... esatto, spedendo il lievito. Sì, tra l'altro, oggi sono andato a fare la spesa. E ho trovato solo la panetta da mezzo chilo. E... Accetto anche il lievito come pagamento, perché qui è introvabile. ma Io ho trovato solo una panetta da mezzo chilo, che io... si può congelare il lievito? Dicono di sì perché sto seguendo nei vari forum di mammine pancine, no? Ste cose qua. Perché io con mezzo chilo di lievito, apri una panetteria. Nel senso che, che mi faccio? Cosa... Quante pizze e pane posso fare? Tipo fantozzi, no? Poi mia moglie apre gli, gli e gli sfilatini eh, ma... che escono fuori. Esatto, quindi. La sfida che abbiamo lanciato e che troverete su casa Killamdil se venite nella pagina Facebook è quella di realizziamo il manuale più figo del mondo del edizioni gioco. Edizioni volete... Edizioni Killamdil del gioco che volete voi, con i materiali che volete voi, fatto come lo volete voi. E lo facciamo fare allo Gnomo. Uh, se c'è anche qualche editore che sta seguendo e vuole proporre dei suoi manuali, perché no? Noi, eh, sarebbe una cosa carina no? anche per voi avere un unicum fatto nelle live e fatto artigianalmente. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo. Mauro, grazie io ho una marea di altre domande da farti ma me le tengo un po' per le live che faremo dopo dai per le live le volentieri le finiamo tutte anche chi ci ha seguito questa sera se avete altre domande e curiosità eh, ciao Davide ben arrivato Davide D'Angelo un mio amico, io giocavo con, di ruolo con Davide circa 20 anni fa poi ci siamo un po' divisi per eh, lavoro e giri Eta. diversi <ride> Ma è stato in una delle mie prime compagnie di Cthulhu, poverino. Beh, poverino. bello. Ciao, Gioco splendido. Esatto, quindi dicevo, seguite Casa Kilandil, seguite le live per costruire insieme il manuale più bello del mondo e uh, fare poi eventuali domande e curiosità che vi vengono in mente, mandarle ad Alessandro che ci risponderà sempre in diretta volentieri mi raccomando rimanete a casa non andate in giro almeno usciamo il prima possibile da questa situazione possiamo andare a trovare l'ognomo nelle fiere in qualche fiera esatto se no non lo vediamo più solamente in live dal suo laboratorio e per questa sera è tutto grazie mille Alessandro grazie a tutti voi ci vediamo alla prossima puntata ciao a, a tutti presto. ciao a tutti ciao